Ciao, ti voglio spiegare in questo video cos'è l'ansia d'approccio e come superarla. L'ansia d'approccio è la paura di approcciare, la vivono prevalentemente gli uomini, però anche le donne possono aver paura di approcciare una persona, di relazionarsi con una persona. L'ansia d'approccio è proprio la paura che deriva dalla paura del giudizio, dal timore di essere giudicato, dalla paura del rifiuto, dalla paura di essere rifiutati dagli altri. Soprattutto questa seconda è quella che alimenta, diciamo, la cosiddetta ansia d'approccio, la paura nell'approcciare una persona, nel conoscere una persona. Per superare quest'ansia d'approccio è necessario, diciamo, è necessario effettuare degli approcci, fondamentalmente. Prescriversi la paura, prescriversi l'ansia. Cosa vuol dire prescriversi la paura, prescriversi l'ansia? Vuol dire che se io mi prescrivo, tra virgolette, quello che devo andare a vivere, non ne avrò più paura, non ne sarò più vincolato, non sarò più bloccato in questo. L'unico modo è proprio di prescrivermi, tra virgolette, il sintomo, cioè mi vado a somministrarmi. Quindi cosa devo fare? Devo fare degli approcci, che sia uomo che sia donna, la donna può fare più indiretti, l'uomo più diretti. Vado a conoscere delle persone non con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo, ma semplicemente con l'obiettivo di interagire. Quindi l'obiettivo è l'interazione. Questo è l'unico modo per superare l'ansia d'approccio. E mi renderò conto di averla superata quando i risultati inizieranno ad essere positivi, anche se non è il mio obiettivo. Io non devo mettermi l'obiettivo di riuscire, devo mettermi l'obiettivo di fare, ed è molto diverso. Nel momento in cui io faccio, anche se faccio una figura di merda, tra virgolette, ho raggiunto comunque l'obiettivo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!